il dubbio che chi parte non viene ascoltato dall'altro lato. Bene, ringrazio in primis tutti per aver accettato l'invito e questa mattina continuo il percorso che abbiamo iniziato con la prima plenaria sull'energia. Ci eravamo lasciati che questa mattina in una seconda riunione vi avremmo presentati la nostra idea di organizzativa e di gruppi di lavoro, ma è un'idea, lo dico subito, è un'idea che noi mettiamo sul tavolo, il confronto, è la nostra idea che evidentemente può essere migliorata, cambiata, mettendo insieme le nostre opinioni e le nostre professionalità. In linea ci sta anche il presidente Bardi, spero che mi stia ascoltando, era in linea prima. Se potete dare la linea, parlo con la regia, potete passare la linea al presidente Bardi che ci farà il suo saluto. Presidente? Presidente, a parlare. Sì, date per cortesia l'audio. No, lo fa la regia, Presidente. Il Presidente è collegato. Date l'audio al Presidente, per favore. E come l'ho okay, scusa. Ok. Presidente, devi accettare, ti hanno dato la linea, devi accettare. Perfetto, perfetto. Ecco, Presidente, ti sentiamo, perfetto. problema della regia, non del Lo so, presidente. sempre. E questo è un dato noto oramai. Intanto io vi ringrazio per questa partecipazione che vedo abbastanza nutrita e sicuramente è un incontro importante a cui volevo essere presente pure per poter dare il mio saluto a tutti quanti i partecipanti. Sicuramente questo, come ha detto l'assessore Rosa, è la seconda riunione plenaria di presentazione di questo modello organizzativo, per il supporto della candidatura della regione, Basilicata a Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Ambiente e l'Energia, presso previsti dalla missione 4 del PNRR, come sappiamo tutti. Perché il motivo di questa riunione, della seconda riunione? Noi abbiamo già visto in precedenza come la Basilicata intende ancora scommettere su una cosa importante che è proprio l'ambiente e l'energia per contribuire alla crescita delle imprese, per lo sviluppo della ricerca e soprattutto per il rilancio dell'economia in chiave di sostenibilità ambientale. Oggi la Basilicata in questo settore rappresenta sicuramente la regione italiana che ha dato più in questo settore. È inutile pensare al giacimento petrolifero, l'offshore più grande d'Europa che abbiamo sul nostro territorio. È inutile far riferimento alla risorsa, all'oro blu, alla risorsa idrica, dove ci siamo per il 70% i maggiori esportatori di acqua anche in altre regioni. Ospita, fra l'altro, come sappiamo, il parco nazionale più grande d'Italia, nonché custodisce parte del patrimonio mondiale UNESCO con Matera. Quindi, voglio dire, è una piccola regione dove però ci sono delle evidenze significative. Voglio ricordare a tutti come con noi, come giunta, con una delibera, quella la 336 del 23 aprile, abbiamo approvato degli indirizzi di predisposizione, per la predisposizione di una proposta di strategia regionale per l'ambiente e l'energia,
che si ponga quale quadro di riferimento per l'azione politica regionale nel piano nel prossimo futuro, in particolare candidando proprio la Basilicata con una manifestazione di interesse spontanea alla nostra regione quale sede di uno dei centri nazionali di alta tecnologia per l'ambiente e l'energia. Voglio anche ricordare che il governo, con il decreto semplificazioni, ha recentemente approvato la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento di tutte le strutture amministrative e snellimento delle procedure. Questo sicuramente in un'ottica di accelerare il più possibile la messa in campo delle prime risorse provenienti dal PNRR per dare concretezza a progetti che come regione abbiamo candidato, occorre avere una solida capacità organizzativa. Ecco il motivo pure dei nostri incontri. Bisogna avere una solida capacità organizzativa. Quindi abbiamo bisogno di inserire cultura e competenze manageriali nella gestione di di questa fase così delicata per la sfida dettata dal PNRR. La proposta di strategia per l'ambiente deve garantire in tempi idonei il raccordo con una cosa fra l'altro che parallelamente si sta muovendo, vale a dire la predisposizione del piano strategico regionale che noi già abbiamo avviato da tempo e avremo in questi giorni ulteriore interlocuzione. Quindi c'è una sinergia fra queste due cose e assicurare, al fine di poter assicurare la piena coerenza con la programmazione poi dei fondi europei 21-27, nonché l'attuazione delle proposte di misura a valere sul PNRR, tra le quali proposte di azione di investimento che delineano una potenziale strategia per la costituzione di una vera e propria hub energetico, un vero e proprio hub energetico lucano fondato su obiettivi che sono interconnessi fra di loro. E quali sono questi obiettivi? Innanzitutto, contribuire al percorso di decarbonizzazione del sistema estrattivo dei fondi fossili e del sistema dei trasporti. Contribuire alla resilienza delle filiere industriali attraverso un incremento della competitività delle imprese. Strategia di utilizzo sostenibile della risorsa acqua. E da ultimo, un uso sostenibile e innovazione tecnologica dell'utilizzo produttivo delle biomasse. È chiaro che io voglio sottolineare l'importanza di questi incontri perché sono convinto che solamente con la collaborazione di tutti, mi riferisco a Enea, Terna, CNR, Unibas, Farbas, Alsia, Sel, Unina, che costituiscono la base perfetta per poter costruire una rete di partenariati con le aziende per giungere finalmente preparati alla predisposizione della candidatura. Riteniamo che il modello organizzativo che presentiamo, che deve essere presentato oggi, sia il più adeguato a supportare i nostri uffici nella predisposizione della candidatura. Ripeto, è necessaria questa sinergia, è necessario l'apporto di tutti perché solo grazie all'incontro che noi facciamo e alle proposte che perverranno da questi tavoli sapremo anche costruire di qualcosa che ritengo estremamente valido, estremamente credibile, che ci possa poi permettere che la nostra candidatura venga accettata, anche perché noi stiamo facendo e mettendo in campo tutta una serie di azioni per far sì che la candidatura possa essere accettata per la nostra regione. Ecco, diciamo,
Questo è solamente un quadro iniziale. Io vi auguro a tutti buon lavoro, buona continuazione dei lavori. So che l'assessore Rosa in questo è particolarmente impegnato, voglio dire, è col suo dipartimento, col suo assessorato, stanno portando avanti un lavoro egregio e quindi io credo che abbiamo tutti i requisiti per poter finalmente raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Grazie, grazie a tutti voi e lascio la parola a Gianni Rosa. Prego, Gianni. Ok, grazie Presidente. Un attimo di ritardo perché gestiamo l'audio direttamente tramite una regia che è generale proprio per meglio coordinare poi tutti gli interventi. Quindi scusate questi brevissimi ritardi nell'attivare e disattivare l'audio. Così come ha evidenziato il Presidente, siamo impegnati come governo regionale, ai massimi livelli per questa candidatura che noi riteniamo qualificante. Ma è chiaro che questa candidatura diventa il momento finale di un lavoro preparatorio che passa nell'esplicitazione, nella verifica delle singole missioni attinenti relative al PNRR. Insieme a me si è aggiunto, era un altro posto di lavoro, però ci sono stati problemi tecnici. Insieme a me mi accompagna il direttore generale del Dipartimento Ambiente, l'ingegner Galante, a cui ci sarà affidato poi l'ingrato compito dei tecnicismi, voglio dire, nel caso in cui ci siano particolari questioni tecniche da valutare. Noi avevamo preparato delle slide estremamente molto veloci per tentare di schematizzare questa organizzazione e questi tavoli di lavoro, che ora i miei collaboratori provano a caricare, così velocemente proviamo a presentare queste slide e quindi così apriamo immediatamente il dibattito rispetto a quest'idea di organizzazione e di lavoro. Chiedo solo conferma, chiedo conferma se le slide sono visualizzate, se mi potete dare questa conferma almeno con un segno visivo. No, 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 chiedo scusa un attimo che vediamo un po', c'è di cosa condividere. A schermi in diretta. Non le pare. Attimo, Sì. fai da capo. Fai da capo. Condividi. Condividi. Schermo applicazione. Schermo. Questo non è quello là. Ma essendo questo, Aspetta, condividi. slide su qua. Alla porta. Si sono chiuse forse le slide, vedi un po'. Ok, vedi da Michele, erano uscite le slide. Sono il povero padre. Si vedono le slide, Michele, vedi un po'. Vedi ora, scusa. Vedi, condividi che dici? Bello. No, interrompo condivisione. Io non riesco. Vabbè. Applicazione. Annunciando. Chiudo, ti fai da capo. Scusa, ci capite un blocco attende,
Stai condividendo lo schermo. Interrompo la condivisione. Eh no, è un schermo. Allora metti lo schermo. Quindi, Mi sembra condiviso. Si vedono ora? Che così si vedono? Ah, sì, le vedo. Allora vengo là. Cambiamo, chiudate, scusate, cambiamo posto di lavoro. Ah, posso stare? Si vedono? Ah, perfetto. Ah, ok. Le girate voi le slide, o io? Ah, ok, bene. Allora, chiedo scusa, ma abbiamo dovuto condividere un altro computer. La tecnologia, quando arriva il momento, ti molla. E quindi proviamo a iniziare. Vabbè, andiamo immediatamente alla pagina avanti di questa slide, di questa presentazione. Vabbè, la seconda pagina riporta sostanzialmente quello che ha ricordato il presidente Bardi, ovvero i contenuti della delibera di giunta la 336-2021 con gli obiettivi, finalizzata ad un'espressione politica da parte del governo regionale e dell'intera maggioranza di voler candidare la regione al Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Ambiente e l'Energia. Andiamo avanti. Rispetto a questa riflessione, è chiaro che non possiamo, il modello organizzativo che ci abbiamo, proviamo a presentarvi parte dal presupposto però dei contenuti della missione 2 che riguarda la rivoluzione verde e transizione ecologica. Non possiamo prescindere perché la candidatura al centro nazionale, secondo la nostra visione, non è altro che poi la sintesi di un lavoro anche di declinazione di quelle che poi sono la missione 2, che è quella più attinente al tema, che si compone di quattro sottogruppi, così come potete verificare, macrogruppi, e nell'ambito di questi macrogruppi ci sono anche i singoli elementi. Abbiamo provato quindi pertanto ad entrare nel merito dei singoli elementi e provare a tirar fuori nell'ambito dei sottogruppi quelli che sono i temi di interesse di ciascun macrogruppo. Quindi abbiamo individuato nella missione M2C1, quella economia circolante e agro sostenibile, quindi mi fermo un attimo, la premessa è questa: stiamo provando a seguire quello che è l'indice che è contenuto nel PNRR. Nell'ambito di questo indice dei contenuti abbiamo provato a estrapolare gli argomenti che noi riteniamo di dover approfondire, che sono propedeutici a creare quella conoscenza e quelle alleanze per poterci poi candidare al Centro Nazionale di Energia. Quindi questa prima slide vede i temi della M2C1 e della M2C2. Con i sottotemi miglioramento, così come potete leggere, miglioramento delle capacità di gestione efficientemente sostenibile dei rifiuti, green community, promozione innovazione, promozione impianti innovabili, sviluppo biometano. Andiamo avanti per favore e troveremo un'altra slide che riguarda i gruppi M2C2 con i suoi sottogruppi, con l'estrapolazione, ribadisco, dei temi che noi riteniamo che siano necessari approfondire per questa candidatura. Quindi andando avanti arriveremo all'M2C4, quindi tutela del territorio e della risorsa idrica con i dettagli. Possiamo sempre andare avanti, per favore. È inutile che leggo i sottotemi che si trovano effettivamente poi nell'ambito dell'indice del PNR. E quindi l'idea qual è? No, se per favore andate avanti, vediamo la slide successiva che è molto più significativa. Ecco, il modello organizzativo che vi presentiamo parte, vabbè, da un coordinamento politico che è quello del presidente della giunta con l'ausilio dell'assessorato all'ambiente e all'energia, una cabina di regia composta dalla direzione generale con un team di esperti di pianificazione ambientale, economia, territorio ed energia, una struttura operativa che con questa cabina di regia che coinvolge una struttura operativa formata da chi? Da centri di ricerca, università, imprese, dipartimenti regionali, enti subregionali e poi questa composizione dei tavoli che le abbiamo intestati nella stessa maniera delle sottomissioni della missione 2.
La prima è economia, quindi che riprendono le slide precedenti con quei temi. La prima è economia circolare, la seconda rinnovabili, la terza idrogeno e il quarto tavolo risorse idriche. Andiamo avanti, per favore. Avanti ancora, ancora avanti. Quindi per arrivare, quindi poi alla fine, ad arrivare all'idea di poter candidarci, no, a dire vero, istruzioni successive per le candidature non ne sono emerse, quindi qui vi riproponiamo quello che è nel PNR, nell'ultima pagina vi proponiamo il cronoprogramma. Ora, è chiaro che sono stato estremamente veloce nell'ambito di presentazione del modello organizzativo, però spero che sia stato bravo a trasferirvi il discorso che noi partiamo da quello che è l'organizzazione data al PNRR e soprattutto alla missione 2. Costituiamo questi tavoli mettendoci dentro i temi di interesse delle sottomissioni. Abbiamo fatto noi una valutazione, ma questo non significa che ogni singolo tavolo non possa ampliare il tema della discussione o non possa ampliare il tema della discussione anche con altri contenuti che esistenti nelle altre missioni del PNR, perché evidentemente quello che diciamo noi è un dato teorico. A questo dato teorico poi ci sta la pratica, quindi sicuramente questi tavoli, dagli argomenti che abbiamo evidenziato, dovranno declinare anche con altri contenuti esistenti nelle altre sottomissioni del PNR, ma anche con argomentazioni che evidentemente possono essere complementari, che nel PNR non si evidenziano con forza, ma che riguardano le peculiarità della nostra Basilicata, perché a monte di tutto ciò noi tramite questi tavoli dobbiamo far emergere quelle che sono le peculiarità della nostra Basilicata in termini di ricchezza, in termini di ricerca, in termini di aspettative del mondo dell'impresa. Quindi poi toccherà a quell'organizzazione, cabina di regia, esperti, singoli tavoli, provare a declinare in maniera molto più attenta, molto più profonda questa nostra macro idea, però è una macro idea di partenza dove ora in primis dobbiamo metterci gli uomini, perché noi in questo momento non è che abbiamo identificato gli uomini che vanno a comporre questi tavoli. Mettiamo sul tavolo, vi manderemo queste slide per email, ma sostanzialmente nell'ambito di questi dei tavoli tematici ora ci aspettiamo che il mondo della ricerca, il mondo dell'impresa ci supporti con dei nomi, che nomi specialistici che dovranno trovare impegno nei singoli tavoli tematici. Quindi la riflessione di questa mattina è: questa è la nostra idea, diteci che ne pensate, eventuali correzioni, ma evidentemente le correzioni le possiamo fare anche in corso d'opera man mano che poi questi tavoli si insediano effettivamente, e indicazione nelle giornate successive sarà a cura della direzione generale provvedere a contattarvi o voi contattarci per dirci le persone che si vogliono impegnare o che ci volete segnalare in questi tavoli, e cominciare a lavorare realmente rispetto a quel cronoprogramma che l'abbiamo visto in maniera molto veloce, ma non è quello oggi il punto centrale. Oggi il punto centrale è definire se questo modello può andare bene, rettificabile, e nei giorni successivi cominciare a identificare le menti che dovranno comporre questi tavoli. Io mi fermo qua, lascio la parola immediatamente, vi prego di prenotarvi, perché vi prego anche, sperando che gli interventi siano numerosi, però allo stesso tempo siano veloci per permettere a tutti di poter intervenire e quindi di dare il loro apporto. Ecco, io vi prego di prenotarvi, così man mano la regia comincerà a dare la parola a ciascuno, vi attiverà il microfono, così ognuno di noi si potrà esprimere. Mi pare che nella chat leggo ingegner Sicolo, scusate, mi prenoto, se la regia, ecco, io ho letto un attimo la chat e poi Gelsomina Pappalardo, ecco, se la regia può cominciare a dare audio quindi a Sicolo e Pappalardo, per cortesia. Sì, buongiorno, sono Pino Sicolo, accompagnato dal collega Giuseppe Gravela, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera. Grazie all'assessore e al presidente per
l'invito e complimenti per l'iniziativa che riteniamo strategica e determinante per la regione, una regione come la nostra, che se da un lato rappresenta, diciamo, una popolazione non eccessiva, dall'altro lato è strategicamente posizionata e ricca di tutte quelle peculiarità in qualche modo già elencate dal presidente Bardi, che quindi di fatto rappresenta una regione strategica per tutto il meridione d'Italia, se non addirittura a livello nazionale. Per cui ben venga questo tipo di programmazione, che riteniamo importante, rispetto alla quale ci proponiamo per affiancare tutti i tavoli secondo le nostre peculiarità tecniche. Essendo, come dire, gli ingegneri della Provincia di Matera, abbiamo, credo di poter dire, professionalità in grado di dare il proprio contributo in tutti i tavoli che l'assessore Rosa intenderà mettere in campo. Quindi noi siamo assolutamente a disposizione. Vedo il professor Masi e quindi mi rendo conto che sicuramente, che saluto, ciao Angelo, e quindi l'università, abbiamo avuto modo già con il professor Masi in occasione degli esami di Stato per gli ingegneri, e abbiamo avuto modo già di tracciare dei piani di collaborazione tra ordini professionali e università. A questo punto ci mettiamo le istituzioni e tutti gli stakeholders diciamo attivi, per cui sono convinto che soltanto questo è il sistema per poter fare bene, cioè facciamo rete. Quindi non mi dilungo, assessore, siamo a disposizione, cioè non perdiamo questa occasione, che è veramente l'ultima che abbiamo per poter dare un senso alla nostra esistenza in vita, anche perché sono convinto che ci sono tante cose da fare con buona soddisfazione di tutti. Noi tecnici ci siamo, e quindi utilizzateci. Non so se sarà il caso che noi ci proponiamo o che voi ci diate tramite la vostra struttura indicazioni su cosa fare, però ripeto, quello che conta è che ci siamo e che siamo sempre presenti, l'abbiamo dimostrato, e questo approccio snello di oggi, assessore Rosa, lo voglio dire, mi sembra il modo giusto per iniziare, quindi assolutamente d'accordo. Ci siamo, siamo assolutamente a disposizione. Allora, grazie ingegnere, chiedo scusa, ma ci sono questi tempi. Allora, Pappalardo, date la voce alla dottoressa Pappalardo, per favore. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento è breve, perché come CNR già l'altra volta avevamo dato piena disponibilità, quindi no, la confermo. Direi che il modello proposto va bene. Bisognerebbe avere queste slide il prima possibile, perché identificare le persone giuste è cruciale, così come credo bisognerà anche provare a identificare i collegamenti tra le varie azioni, e anche con azioni che sono fuori da questa, perché comunque alla fine il PNRR, per quanto sarà fatto da progettualità, cose diverse, si dovrà in qualche modo parlare, e quindi è importante che ci sia anche una regia, diciamo, a parte i tavoli che lavorano sui contenuti, che ci sia poi modo di coordinarsi sia all'interno per la proposta stessa, sia come questa proposta poi si parla con le altre attività nazionali e anche, diciamo, in ambito anche europeo, direi, perché ci sono alcune cose che hanno anche una valenza europea. E quindi, diciamo, questo era quello che volevo dire. È importante anche avere una tempistica, un'idea di tempistica, perché questo ci aiuta. Sappiamo che le regole di ingaggio non sono state ancora costituite, adesso i ministeri stanno praticamente formando delle commissioni che provano a fare queste regole, diciamo, da cui poi scaturiranno le call. Sinceramente non mi è chiaro ancora se un centro del genere si avvierà via call aperta o è un discorso, diciamo, di negoziazione a livello di governo. Questo sarebbe pure importante capirlo. Grazie.
Grazie, dottoressa Paternò. No, rispetto alle regole scritte rispondo all'ultima domanda, voi nel PNR c'è scritto molto poco, parla di evidenza pubblica, di bandi competitivi e evidenza pubblica. Altre informazioni, sinceramente, non ce le abbiamo neanche noi, però è pur chiaro che qualsiasi sarà la forma, necessita di un lavoro preparatorio. Quindi arrivare preparati, diciamo, diventa l'elemento principale per qualsiasi competizione, voglio dire, per qualsiasi forma di... Prego, dottoressa Pappalardo, date la voce per favore alla dottoressa Pappalardo. No, un attimo, non la sento, devono sempre No, attivare l'audio. Prego. infatti, io dicevo, suggerivo di stare sul pezzo in questo momento, perché è al momento sono in preparazione queste commissioni che creeranno sia delle regole di ingaggio che in qualche modo preparano il contesto da cui poi partiranno le call. È importante che anche questo tipo di informazione fluisca, diciamo. Assolutamente. E Ok. come ribadito quello che ho detto prima, come ha ribadito anche la dottoressa Pallardo, è normale che il nostro è un'organizzazione teorica. È chiaro che già siamo coscienti che questi tavoli dovranno implementare le argomentazioni rispetto alle altre missioni e come dovranno interagire. Però ora l'importante è partire, mettere elementi e poi quando si comincia a lavorare si faranno tutte le correzioni necessarie in corso d'opera, anche rispetto all'evoluzione delle istruzioni nazionali, mi pare evidente. Grazie, dottoressa. Allora ora tocca a Paternò. Paternò, Giuseppe Paternò. Date la voce per favore a Paternò. Mi sentite? Sì, Sì. prego. Bene. Salve. Naturalmente questa seconda giornata è di grande importanza nel vedere la misura C, naturalmente la misura 2 di cui stiamo parlando, a me viene sempre in mente il concetto della diffusione della cultura tecnica e Ma non stavo conoscitiva. segnando qua. Ricordo da questo punto di vista che in Regione Basilicata abbiamo l'ITS, che è uno dei fondamenti del presidente Mario Draghi, proprio su queste attività. Ricordo che la misura 4 prevede azioni di grande intervento in ambito di formazione, soprattutto di tipo professionalizzante. Ritengo da questo punto di vista che ci possa essere uno spazio fondamentale in un concetto della città del futuro, un centro di formazione permanente dei super tecnici. Per cui mi reggio disponibile, assessore, al tavolo naturalmente per lavorare su quelle che sono le idee che già oggi noi discutiamo a livello nazionale per le varie figure professionali, perché tutto questo investimento, ricerca e naturalmente noi speriamo in brevetti e speriamo in investimenti, possano produrre poi occupazione. L'occupazione passa attraverso la formazione di super tecnici. Ricordo in questa occasione che noi abbiamo aperto il secondo ciclo di formazione per tecnici, super tecnici in ambito di efficienza energetica. E pensiamo di partire a ottobre con il percorso formativo. Questo ci permetterebbe, in ambito di investimento sull'idrogeno, come dire, poter dare un nostro contributo. Ricordo che già nel primo ciclo, a marzo del 2019, noi nei laboratori, diciamo, dell'ITS, producevamo idrogeno. Per cui, ecco, questa nostra esperienza, che è un'esperienza non soltanto locale ma nazionale, la vorremmo mettere a disposizione, diciamo, dell'iniziativa. Per cui resto a disposizione per ogni tipo di discorso legato naturalmente alla diffusione e alla formazione. Ok, grazie. Professor Masi. L'audio al professor Masi. Siamo a fine settimana, quindi la regia è un po' stanca. Buongiorno, mi sentite? Grazie. Sì, Sì, buongiorno. professore, prego. No, è che diciamo gestire questi incontri così numerosi non è semplice, quindi è un lavoro complesso quello che fanno e anzi voglio ringraziarli per riuscire a tenere testa a tutto. Allora, anzitutto grazie dell'invito e del coinvolgimento e buongiorno a tutti. Vedo che siamo circa 110 e questo diciamo è già un bel segnale della volontà di voler concorrere tutti. Questa sfida è una sfida. Già il fatto di
unire le parole ambiente e energia non è proprio una cosa che, insomma, come posso dire, scontata, banale, quindi è una sfida, ma è una sfida che, insomma, merita di essere affrontata. E, io ho già detto, in qualche modo a nome della mia università, che noi siamo molto interessati, quindi pronti a contribuire nei termini che in qualche modo possano rendere la proposta la più efficace, la più forte possibile come comunità universitaria. Siamo altresì ovviamente interessati e pronti ad una profonda collaborazione con il sistema della ricerca regionale, nazionale. Noi abbiamo, insomma, adesso lo dico da laureato, avendo qualche anno alle spalle alla Federico II di Napoli, insomma, quindi anche un piacere a condividere con altri atenei, perché il tema è tale che, insomma, una partecipazione così ampia è sicuramente una cosa utile. Chiaramente, se penso a quella che viene definita tripla elica, no? In cui ci si mette insieme sistema della ricerca, pubblica amministrazione e comunità scientifica, comunità professionale, imprenditoriale, ovviamente. Saluto e, insomma, vedo con gran piacere la partecipazione del presidente Sicolo, diciamo, del gruppo dei colleghi dell'Ordine degli Ingegneri di Matera, ma insomma in generale l'Ordine degli Ingegneri di Potenza, tutti quanti. Credo che sia un lavoro di concertazione e di collaborazione importante ed è solo un primo passo, perché in realtà, leggendo anche un pochettino quelli che sono i documenti che oggi indirizzano la programmazione europea, la programmazione anche dei fondi strutturali. Come sapete, questa che veniva definita tripla elica un po' di tempo fa, ora sta diventando quadrupla, addirittura quintupla elica, cioè la volontà di fare sistema, quindi ai tre soggetti, alle tre entità che ho richiamato prima, aggiungere quelli che si chiamano ecosistemi dell'innovazione, siamo alla quadrupla elica, e poi soprattutto direi, su temi così importanti, il sistema, i cittadini e la società civile. Quindi è uno sforzo che più persone vede intorno e meglio potrà essere. Noi non siamo interessati, credo, dico una cosa scontata e banale forse, interessati soltanto a vincere un finanziamento. Siamo interessati a far sì che questo finanziamento porti veramente il maggior vantaggio possibile alla nostra regione. Quindi questa partecipazione è fondamentale perché questo accada. Naturalmente, più siamo e più il modello organizzativo diventa importante, perché altrimenti si corre il rischio poi di non essere efficace, efficiente e così via. Per cui, sul come poi l'Università della Basilicata, in modo particolare, possa concorrere a quel modello che avete approntato, sul quale così a prima vista non vedo, diciamo, suggerimenti, mi sembra che sia robusto e articolato, però, insomma, sul come potremmo concorrere, questo lo faremo, insomma, ci applicheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per dare appunto le segnalazioni opportune. Dopodiché, che dire, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti noi. Insomma, ripeto, è una sfida importante. Sul piano delle procedure, e qui concludo il mio intervento, da quel che si legge appunto nel PNRR, si parla di scelta fatta sulla base di bandi competitivi, però si rimanda ad un modello di valutazione che è molto preciso, che è quello dello European Innovation Council, che è in qualche modo citato in modo esplicito come modello con il quale verranno valutate le proposte. Quindi potrebbe essere importante applicarsi, probabilmente. Alcuni colleghi, sicuramente la dottoressa Pappalardo, Gelsomina Pappalardo, avrà esperienza a livello di CNR, ma molti altri anche di bandi che si sono sviluppati all'interno dell'European Innovation Council. Può essere importante anche impadronirsi di questi criteri di valutazione proprio per organizzare la nostra proposta in modo conseguente. Grazie, io resto in ascolto e chiedo scusa, purtroppo alle 12 sono presidente di una commissione di concorso e i concorsi non possono aspettare, quindi mi dovrò staccare alle 12, però resteranno i colleghi Romano, Masi, Salvatore e altri a seguire i lavori per conto dell'università. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie, professor Masi. Ora Sant'Agata. Buongiorno a tutti. Allora, ribadisco quello che ha già detto la collega dottoressa Gelsomina Pappalardo, e confermo che il CNR è pronto a dare il proprio contributo, in particolare come CNR ISM, Istituto di Struttura della Materia,
possiamo dare un grosso contributo nella missione 2, componente 2. Volevo fare una piccola osservazione sulla distinzione di quei tavoli che ho visto rapidamente, forse sbaglio perché ho visto veramente molto rapidamente, è la divisione in rinnovabile e idrogeno. La parte di rinnovabile e idrogeno, in realtà l'idrogeno non è rinnovabile, quindi forse era da intendere come rinnovabili e rete e mobilità sostenibili, in cui si punta molto all'idrogeno. Su questa struttura, chiaramente la parte di rinnovabili, così come la rete mobilità sostenibile, punta moltissimo su tutti i processi elettrochimici di nuova generazione, che possono essere batterie, litio ione, ma anche appunto produzione, storage e trasporto di idrogeno. Questa è un'opportunità enorme. Chiaramente non siamo solo noi, Regione Basilicata, a vedere questo come una opportunità, ci saranno anche altre regioni, come già la Puglia con l'acciaieria Ilva, che potrebbe vedere l'idrogeno come una sorgente per la riduzione diretta del ferro, quindi per produrre acciaio. Quello che è importante è coordinarsi, come state facendo, e quindi un plauso per questo, ma coordinarsi a diversi livelli, quindi la parte di ricerca sicuramente, la parte industrie sicuramente, ma la regione dovrebbe coordinarsi anche con le altre regioni, perché le proposte di questa portata potrebbero chiaramente andare in conflitto. Faccio un esempio molto banale, quella che potrebbe essere la proposta sulle rinnovabili, potrebbe in qualche modo interconnettersi con una necessità di creare una gigafactory sulle batterie, per esempio. Sappiamo tutti che la FCA Stellantis avvierà nei prossimi anni 4 nuovi prodotti elettrificati, quindi che avranno necessità quindi di componenti per batterie. È chiaro che questo anche potrebbe essere un'opportunità, e significherebbe una perdita di lavoro per chi sviluppa motori tradizionali, quindi penso a Termoli o altre aziende sempre dello stesso gruppo. Quindi significherebbe trovare quegli equilibri per poter proporre qualcosa anche a livello di area meridionale, che prevede il 40% degli investimenti dell'intero PNRR. Quindi si potrebbe fare anche un'azione politica molto importante, accompagnata a quella che devono essere gli obiettivi specifici tecnici. Tornando alla forma di finanziamento, sono d'accordo con il professor Masi che ci saranno diverse modalità. La prima modalità che mi viene in mente è quella di tipo negoziale, i PCEI, che sarebbero gli importanti progetti di interesse comune europeo, e probabilmente quelli saranno negoziali, e saranno forse i primi perché devono partire. Successivamente ci saranno probabilmente delle call sul modello European Innovation Council, quindi EIC, che hanno multilivello. Anche lì si aprono delle prospettive interessanti, cioè dal TRL basso, quindi con prodotti pronti per il mercato, ma l'EIC prevede che non siano soltanto ricerca di base, ma che si arrivi a prodotti pronti per il mercato, quindi i TRL sono crescenti, e quindi ci vuole un'azione assolutamente. Quindi ripeto, state facendo un gran lavoro, forse siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi dovremmo accelerare sui tempi, perché vedo un po' il Gantt presentato un po' troppo esteso, dovremmo un po' comprimerlo secondo me. Quindi niente, il fatto della struttura EIC significa ricerca di base, sviluppo, trasferimento tecnologico e mettere in campo dei prodotti per le industrie. Quindi arrivare a completare tutta la filiera, dalla ricerca, l'innovazione, trasferimento e applicazione. Ok, grazie.
Grazie, Sandaga. Facevo una riflessione rispetto ai due gruppi, no? Hai visto bene, voglio dire, anche se le slide le abbiamo presentate in maniera molto veloce. In effetti, il sottogruppo della missione 2 l'abbiamo sdoppiato sostanzialmente in energie rinnovabili. Abbiamo creato un gruppo con gli investimenti dei punti 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e poi avevamo creato un altro tavolo invece con i punti 2, li avevamo tenuti sdoppiati, avevamo fatto una valutazione, era una scelta proprio fatta ad hoc di proposito. Sempre Sant'Agata, l'audio per favore. Un attimo sempre di pazienza. Niente, sì, per carità, non contesto la scelta, era soltanto per dire che le due forme di investimento delle sottocomponenti della 2.2 praticamente prevede una probabile transizione da un sistema elettrico, ad esempio di mobilità, ma questo significa anche di conversione dell'energia solare con tutte le sue tecnologie. Dall'elettrico, quindi accumulo anche con batterie di nuova generazione, all'idrogeno, quindi ci sarà questa transizione. Quindi l'idrogeno rientra nelle rinnovabili, ma la mobilità sostenibile è molto, ma molto spinta sugli impianti e la generazione, storage e trasferimento di idrogeno, che potrebbe essere anche un'opportunità per la Val d'Agri, usando i condotti per il metano, ad esempio. Va bene, grazie. Avremo modo poi di, quando sarete ai tavoli, di meglio verificare tutte queste cose. Ma non ci voglio precisare, l'ho detto prima, ma era il caso di ribadire. Non c'è una posizione precostituita immodificabile. Ecco, cioè, sia chiaro questo. Questa è la nostra idea, però il contributo di tutti può solo migliorare qualsiasi tipo di organizzazione. Bene, Fontana Rosa. Posso? Prego. Sentite. Bene, intanto un ringraziamento all'assessore per come dire, la seconda plenaria, un caro saluto a tutti i partecipanti. Sarò velocissimo, un apprezzamento perché la proposta formulata è coerente con quello che erano state, diciamo, i propositi di volere un modello inclusivo e che veniva a tutte le componenti, ricerca, mondo delle imprese, delle professioni, grandi imprese, di poter partecipare a questa ambiziosa sfida. È coerente quindi perché incardina il tutto sui tavoli operativi e segue lo schema, e non poteva essere diversamente, che ci induce, diciamo, che ci impone il PNRR, quindi un apprezzamento. Probabilmente bisognerà pensare, definire dopo, proprio per la tempistica ristretta che c'è, condivido le considerazioni fatte dal dottor Sandagata circa la ristrettezza dei tempi necessari, diciamo quello che saranno le regole di governance dei tavoli, quindi un coordinamento, le procedure, le prassi che ci permetterà di essere poi operativi, ma nei tempi prestabiliti. Come associazione, aspettiamo le slide e chiaramente indicheremo le persone, competenti per partecipare ai tavoli. Grazie. Grazie. Ora il rappresentante di Confindustria, dottor Di Biasio. De Biasio, mi sbaglio sempre. Date voce al dottor De Biasio, per favore.
Dottor De Biasio, se mi ascolta, deve accettare la richiesta. È arrivata una richiesta di attivare l'audio. Perché gli hanno dato l'input, deve accettare l'input che le è arrivato. Intanto che confermiamo la questione con Convindustria, se è possibile diamo la parola intanto a Bisaccia, così intanto Convindustria verifica questo aspetto tecnico. Bisaccia, ingegneri, provincia di Potenza. Quindi o Convindustria o Bisaccia. Ora mi sentite? Sì, ah, prego, dottore. De Biasio. Scusa, ma siamo sempre... Prego, ci sentiamo. Assessore e i partecipanti, tutti, un saluto, voglio dire, molto coerente e legato anche alla prima riunione. Dico Bisaccia. È stata attivata dall'assessore Rossi, quindi anche come tempi, sicuramente i tempi sono, voglio dire, importanti, quindi è uno dei fattori che noi vorremmo continuare a rilevare per entrare, voglio dire, nel merito operativo. Va bene, voglio dire, la partecipazione, molto bene la partecipazione ai tavoli, e come diceva l'onorevole Rosa, c'è la necessità di individuare ovviamente le persone, no? Devono essere luogo elementi per ragionare, voglio dire, in tal senso. Sicuramente dalla lettura delle slide che, voglio dire, siamo anche in grado, voglio dire, di eventualmente di dare, diciamo, delle collaborazioni di indirizzo, di apportare, voglio dire, qualche valore aggiunto per la migliore funzionalizzazione. Va bene gli interventi che abbiamo sentito sino, voglio dire, a questo momento relativamente al coordinamento, assessore Rosa, tra le regioni. È importante che questo sicuramente si faccia, perché, voglio dire, c'è un valore, diciamo, del territorio, ma il territorio deve essere in grado di esprimere, voglio dire, le sue progettualità in un quacervo con gli enti del territorio, con le associazioni, voglio dire, datoriali, e con il mondo della ricerca e dell'università, che collaborano sul modello che lei, voglio dire, ci sta dando. Certamente la Basilicata può essere un modello propositivo per tutte le regioni che hanno l'attitudine di conformazione orografica come noi, quindi terminare con le varie forme di energia derivanti dall'ambiente, voglio dire, del sole, le biomasse e il vento, la possibilità di attuare il percorso che porterà sicuramente in una fase che parte più o meno da subito alla realizzazione dei sistemi di produzione dell'idrogeno, che io continuo a sottolineare, io come Confindustria, idrogeno ovviamente verde, perché qui è la grande scommessa ed è anche la grande priorità che può giocare la Basilicata, quale, tra virgolette, laboratorio, voglio dire, rispetto alle altre regioni, per un percorso di produzione dalla natura alla produzione di energia, voglio dire, elettrica, di fonti comunque di energia, e da qui, attraverso dei processi che stanno sempre più alla attenzione, voglio dire, di produzione di idrogeno e di ossigeno per la localizzazione nell'ambito, voglio dire, dell'insieme del territorio. Dobbiamo prestare sicuramente attenzione ai grossi gruppi che, voglio dire, si interessano di energia nel nostro paese, ma dobbiamo la tutela, voglio dire, della capacità produttiva del mondo produttivo di tutti i settori della Basilicata, anche essere in grado
di evidenziare le capacità che sono sul territorio della Basilicata per la produzione di energia alternativa attraverso le tecnologie che già sono, voglio dire, in fase matura per la produzione stessa, sulle quantità di interesse diffuso sul territorio stesso. Poi su questo daremo come Confindustria un forte, voglio dire, supporto ai decisori politici e quindi all'assessore, voglio dire, Rosa, perché si pervenga addirittura in una forma, voglio dire, di priorità nell'ambito interregionale a dare delle risposte estremamente concrete, ma anche rapide da un punto di vista temporale, una visione di utilità insieme del territorio. E quando dico territorio intendo tutto, intendo gli aspetti naturali, gli aspetti industriali che sono territori, l'aspetto occupazionale, di cui vorrei tanto sentire tanto parlare anche dagli altri colleghi presenti ai tavoli in questo momento. L'ultima cosa sui tavoli, onorevole Rosa, è che, come diceva anche un collega che mi ha preceduto, sarebbe veramente interessante trovare anche un punto di coordinamento e di riferimento tra i tavoli per eventualmente essere nella condizione di potenziare alcune linee di indirizzo, capaci, voglio dire, di dare maggiore funzionalità. Grazie a tutti per l'ascolto. Sì, dottor De Biasi, sì, grazie. Noi abbiamo inserito nell'ambito dei tavoli questa cabina di regia che è a supporto direzione generale con il supporto di esperti che coordina un po' tutti i tavoli. Però, voglio dire, così come non mi stancherò mai di dire, il miglior modello organizzativo lo si ottiene quando si fa la pratica, non la teoria. Esatto. Quindi, quando si fa la pratica vedremo, è evidente, no? Mi pare ovvio, è uno schema, quindi ho detto. L'importante è che non ci sia la nostra chiusura, anzi non c'è la nostra chiusura. Allora, ingegner Bisaccia, per favore. Eccomi, mi sentite? Sì, prego, ingegnere. Sì, allora, buongiorno, grazie all'assessore Rosa di questa opportunità. Porto i saluti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza. Siamo 2700 colleghi, tra di noi ci sono svariate competenze che possono dare sicuramente un contributo ai tavoli che state preparando, così come il Presidente Sicuro della provincia di Matera e anche il Professor Masi ricordano, gli ingegneri a questa chiamata rispondono presenti, siamo qui pronti a dare la nostra disponibilità. Sono anche in questa veste portavoce dei colleghi un po' sui tempi, Assessore. Purtroppo i tempi sono fondamentali per l'attuazione sia del piano ma anche di questa transizione energetica. E ho qui sotto occhio proprio le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sul nuovo decreto semplificazione, le slide del nuovo decreto semplificazione, dove fa appunto riferimento alla nuova procedura del via veloce. Allora, l'attuale durata delle procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile è incompatibile con la transizione energetica. Oltre 2 anni con punte che arrivano a 6 anni. Secondo Enel, dice Enel, considerando l'attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per raggiungere il target paese riferito alle energie eoliche e ben 100 anni per raggiungere il target del fotovoltaico. Questo lo dice il Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi, da questo punto di vista, so che il tema è un altro, però è un'occasione che porto, diciamo, da parte dei colleghi che hanno sollecitato, anche sia su questi piani che sulle altre politiche, le tempistiche sono importanti e quindi disponibili a fare tutto e a farlo velocemente. Grazie. Grazie, ingegnere. Cimino Delleni, grazie.
Cimino. Mi sentite? Sì, perfetto. Buongiorno, sono Roberto Cimino di Eni, lavoro nella funzione tecnologia, ricerca, sviluppo e digitalizzazione. Intanto i complimenti per l'iniziativa e per la modalità molto lungimirante con cui avete organizzato i lavori. Sicuramente il modo migliore per arrivare al successo che tutti ci auguriamo è quello di costruire l'iniziativa coinvolgendo tutti gli stakeholder, quindi direi un'iniziativa da manuale. Sicuramente i tempi dovremmo cercare di comprimerli il più possibile, non è chiaro quando usciranno i bandi, come tutti sappiamo, però è presumibile che nel secondo semestre ci sia già un primo rilascio, almeno a quello che risulta a noi. Direi che tutti e quattro i tavoli che voi avete identificato, economia circolare, rinnovabili, idrogeno, risorse idriche, sono tematiche che in Eni, sia come ricerca e sviluppo, sia come strategia industriale, noi sentiamo nostre. Quindi proporremo dei nomi su tutti e quattro i tavoli, assolutamente. Noi diciamo siamo molto abituati a lavorare in partnership con i centri di ricerca e le università, quindi va benissimo la modalità. Ricordo che qualche anno fa abbiamo inaugurato ed è operativo un centro congiunto proprio col CNR Metaponto sulle acque, che è stato inaugurato alla presenza graditissima del Presidente della Regione. Abbiamo iniziative in Val d'Agri, lavoriamo col CNR di Metaponto, come ho detto, con l'Enea di Trisaia, con la Federico II, quindi diciamo entreremo nei tavoli di lavoro a pieno titolo con le nostre competenze e porteremo sicuramente anche diciamo il network universitario di centri di ricerca sia sul perimetro lucano, sia se fosse necessario e utile fuori, che potrebbero diciamo rafforzare l'intera proposta. Quindi poi fateci sapere le modalità con le quali ovviamente suggerire i nomi e sicuramente saremo presenti e sosteniamo con forza l'iniziativa. Grazie. Grazie a voi. Ora il rappresentante dell'UGL Coltivatori. Non c'è il nome, quindi UGL Coltivatori. Ritirata. Eh? Sì, mi sentite? Sì, ora sì. Buongiorno, sono Pietro Nenivacchi. Complimenti, assessore, una bella iniziativa. Ringrazio tutti per l'invito, in particolare il Dipartimento Ambiente, per questo approccio comunicativo. Evidenzio che in effetti la cornice delle buone intenzioni dall'assessore non può che trovare il consenso di tutti, così come anche il nostro. Tuttavia devo evidenziare che le buone intenzioni auspico che possano trasformarsi anche in fatti conseguenti. Vi seguiamo quando dite che lei preferisce fare teorie e non pratica. Noi siamo notoriamente pratici, lasciamo la teoria da parte e quindi, viste le attuali difficoltà che incontriamo con l'assessorato ambiente, mi permetto di suggerire in primis una necessaria incentivazione della struttura regionale nella istruttoria e conclusione dei procedimenti. Potremmo immaginarci di fare tutto quello che vogliamo, ma se non seguono le necessarie istruttorie e l'impegno della struttura regionale, rimangono sogni, visto che risulta personalmente che giacciono nel Dipartimento Ambiente istanze datate dall'anno 2020 sulla quale non sono state date alcune risposte, e questo ovviamente va in dispregio di quanto previsto nel PNRR e anche del buonsenso, se mi è consentito. Con riferimento alla ricerca, che bisogna ampliare, sollecito un approfondimento sulle produzioni delle rinnovabili, in particolare col sistema agrofotovoltaico ambientale, tra l'altro già previsto nel PNRR, con l'introduzione del nostro sistema agrovoltaico ambientale, la cui progettazione e struttura e metodologia produttiva è stata da noi già depositata presso il
l'assessorato e il Dipartimento Ambiente. Aspettiamo quindi i fatti conseguenti e auguriamo a tutti buon lavoro. Grazie al rappresentante dell'UGL Coltivatori. Mi deve permettere un attimo una risposta, perché non vorrei che passasse un messaggio sbagliato rispetto alle sue giuste osservazioni. Assolutamente. È chiaro che noi stiamo... Se è giusta per lui sbagliata, assessore, ma abbiamo interrotto. No, non ho detto che se sono giusta per l'osservazione, allora non può dire un messaggio sbagliato. Vuoi dire le giuste osservazioni, però non vorrei che poi si traducano un messaggio esterno. Sono giuste le tue osservazioni, assolutamente. Però è pur chiaro che molti di voi sanno, questo lo dico da politico in questo caso, indipendentemente da politico, cioè il direttore a fianco a me, ho preferito parlare io, dare una risposta politica in questi termini e non tecnici. Noi siamo impegnati in una riorganizzazione della macchina regionale. Non c'è una volontà di rallentare le pratiche o l'istruzione delle pratiche, però è pur chiaro che quando un ufficio si basa con un numero enorme di pratiche su due persone, è pur chiaro che delle difficoltà in ordine di tempistica ci sono. Questo che significa? Significa, questa è la situazione che mi sono ritrovato di questa organizzazione lasciataci. Noi stiamo, prima di tutto, digitalizzando i processi amministrativi proprio per dare trasparenza a quello che succede. Anche questa digitalizzazione ci permetterà di velocizzare le pratiche. Ma stiamo anche, dall'altra parte, rafforzando gli organici. Nella prossima giunta regionale andremo a approvare il nostro nuovo piano dei fabbisogni, che prevede, oltre l'assunzione di 17 prima di tutto dirigenti, immaginiamo che il Dipartimento Ambiente con 7 uffici, che c'ha solo il direttore generale, non c'ha un dirigente, quindi il direttore generale oggi esercita ad interim le funzioni di dirigente di 7 uffici, ma questo non capita solo all'ambiente, capita dappertutto. Quindi investiremo sull'assunzione di 17 dirigenti proprio a supporto dei direttori generali, e questo che significa che gli uffici saranno presidiati maggiormente ciascuno da dirigenti, ma oltre siamo nella fase anche di fare un concorso per oltre 100 funzionari. Questo arricchirà il patrimonio umano della regione, no? Ci stiamo provando, ecco perché ho detto non è la volontà di rallentare le pratiche, ma è un'eredità che passa da una scarsa digitalizzazione a una scarsa presenza di funzionari. Stiamo, prossimo aggiunto, ho detto, approveremo questo. Quindi, al di là che io al direttore generale posso chiedergli di lavorare 25 ore su 24 del giorno, però voglio dire, come si dice al mio paese, sangue da una pietra non ne puoi uscire, no? Una telegrafica risposta. Mi prego, assessore, con tutta la buona volontà. Queste sono giustificazioni. Lei deve dare soluzioni. Gli imprenditori aspettano soluzioni, non proclami. Noi abbiamo bisogno di lavorare. Sono d'accordo. Allora, metteteci in grado di lavorare. Sono pienamente d'accordo e ho provato ad evidenziare due delle soluzioni che stiamo provando a mettere in campo. Voglio dire, fermo restando i paletti che ci dà la legge sulle assunzioni, per il momento è tutto un quadro, però la Regione Basilicata è su questa strada, rafforzare il suo organico. Le ho detto anche i numeri, parliamo di un centinaio di funzionari e 17, soprattutto 17 dirigenti, perché l'ho detto, la difficoltà più grossa oggi per i direttori generali è dover verificare il lavoro di tutti gli uffici. Noi ce ne sono 7 uffici estremamente importanti, no? Dalla compatibilità indiana all'ufficio energia, dall'ufficio ciclo dell'acqua, vuoi dire, all'ufficio rifiuti. Però è chiaro che un direttore generale non basta. Assumeremo 17 dirigenti più 100 funzionari, e questo lo faremo nel più breve tempo possibile, questo è evidente. Oltre, le dico anche di più, stiamo provando a dare stabilizzazione a quel mondo del precariato che abbiamo trovato. A primo settembre questo è già stato fissato, e poi concludiamo i ragionamenti se non sviamo. Lei sa bene che nell'ambito della regione ci sono tante persone che istruiscono le pratiche, però per esempio non hanno la possibilità della firma. Quindi, voglio dire, se da una parte istruiscono, poi ci deve essere un funzionario che dall'altra parte che deve controllare, perché poi deve mettere la firma. Il primo settembre ci sarà il concorso per la stabilizzazione di queste più di 100 persone, quindi risolveremo un ulteriore problema organizzativo.
che queste persone che istruiscono potranno anche firmare e quindi automaticamente accorceremo i tempi. Le ho detto qualcosa. Assessore, mi perdoni, quando faremo una conferenza per il personale della regione ne parleremo. In va questa bene. Sede io le sollecito il problema e le chiedo di risolvere i problemi dei miei bene, d'accordo, ora la parola, grazie a Guidotti, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lega Cooperative. Sì, prego, la sentiamo. Benissimo, grazie. Io rappresento qui la Lega delle Cooperative in quanto sono presidente, ma sono anche a nome di tutta l'ACI, di tutto il mondo della cooperazione. Rappresento qui anche quindi con Cooperative AGC. Prima di tutto volevo ringraziare l'assessore per questo incontro e per questa opportunità. Sinteticamente volevo soltanto evidenziare alcuni aspetti. Dovremmo essere in grado con questo progetto interessante che lei ha rappresentato di poter essere dare beneficio a tutta la nostra comunità, a tutta la nostra regione, che sappiamo essere molto frazionata e sappiamo essere molto composta da comuni molto molto piccoli. Quindi noi dovremmo capire quali siano le esigenze da questo punto di vista sul tema che è stato messo sul tavolo e poterlo trasferire sul territorio in maniera compiuta. Quindi c'è bisogno di un lavoro importante e c'è bisogno di una presenza forte ai tavoli, sicuramente di tutte le parti anche del lavoro, le parti datoriali, sicuramente come anche del mondo del lavoro stesso. Ma io credo che nel suo progetto, se non ho visto male perché l'ho visto velocemente, manca la rappresentanza di qualcuno del mondo datoriale nella cabina di regia. Credo che la sintesi dei tavoli e il risultato finale che dovrà essere prodotto al mondo alla politica non possa essere fatto con l'assenza del mondo del lavoro. Quindi vi chiedo se è possibile verificare ciò, se è possibile inserire, perché credo che la conoscenza del territorio, la conoscenza dell'impresa, la conoscenza del mondo del lavoro che noi potremmo mettere in campo possa essere importante e possa dare un contributo determinante. Altrimenti credo che potrebbe sicuramente essere ben rappresentata dagli esperti che sono che saranno al tavolo a fare sintesi sul lavoro, ma il pragmatismo che conosco e che so essere anche suo, credo possa essere rappresentato anche meglio dal mondo del lavoro. Questa era un po' la richiesta nostra e vi auguro ancora buon lavoro. Aspettiamo le slide per poter poi rappresentare i nostri rappresentanti. Abbiamo già modificato il modello organizzativo, dottor Guidotti. Basta dirlo. Ma no, grazie. Nel senso, non è una battuta, nel senso che voglio dire, nel senso, l'obiettivo è comune. Cioè, personalmente, poco fa un giornalista mi ha chiesto una battuta su quello che stiamo facendo. Io penso che quello che stiamo facendo passa per un termine, unità. Cioè, il termine unità significa unità di intenti, unità di una Basilicata che si presenta nuovamente. E quindi va benissimo, non c'è problema. È un suggerimento che accettiamo senza, tutti i suggerimenti, anche questo lo accettiamo senza problemi. Grazie, assessore. È migliorare sempre di più, perché non possiamo fallire, questo è il dato. Soprattutto, la Basilicata non si può permettere di mancare questo appuntamento. Bene. Sono d'accordo, grazie. Dottor Calbi Confapi. Accettate la richiesta, per favore, è stata inviata. Dottor Calbi, se mi sente, sì. Deve accettare la richiesta che è stata inviata. Mi sentite? Prego. Buongiorno, grazie per questo nuovo invito, per questa iniziativa che sta prendendo forma. Ora ci auguriamo che questa iniziativa possa prendere una forma ancora migliore trasformandoci in un'auto elettrica. No? Stiamo parlando di transizione, quindi dobbiamo trasformarci in un'auto elettrica, migliorare le prestazioni e correre perché il tempo sta passando. Il modello organizzativo, sì, abbiamo visto qualche slide, chiaramente non è la sede per poterlo, diciamo, analizzare, per poterlo
diciamo, commentare nel dettaglio. Sicuramente sarà vostra cura, diciamo, illustrarci in modo più dettagliato come vorrete, insomma, procedere con questo modello. La cosa importante è che, come le ha detto, non c'è chiusura da parte vostra, ma ci sia confronto, quindi voglia di confrontarsi e di poter costruire un qualcosa che sia efficace, efficiente, perché abbiamo bisogno di efficacia ed efficienza in questo momento per tante ragioni. Noi chiediamo anche alla Regione di fare da tramite con il governo, perché tutte queste nuove leggi che stanno uscendo hanno fatto dei correttivi ad esempio col decreto 92 diciamo, in questo mese di giugno, l'ultimo mese di giugno. Perché questo decreto semplificazioni aveva un po', diciamo, complicato alcune situazioni, un po' stanno correggendo il tiro. Dobbiamo fare in modo che anche quando verranno presi i provvedimenti previsti dal decreto semplificazione, diciamo, la macchina vada veloce, che non sia, diciamo, un decreto che vada poi ulteriormente a bloccare i tempi, che come abbiamo già sentito sono già tempi molto, molto complessi. Dal lato nostro chiaramente ci mettiamo a disposizione su tutti i tavoli, perché abbiamo competenze, esperienze, know-how in tutti i settori. Vediamo di buon occhio questa cabina di regia, speriamo che questa cabina di regia sia costruita in modo da snellire e da favorire soprattutto una cosa, perché non dobbiamo dimenticarci che questo progetto che voi state portando avanti in modo, diciamo, molto positivo, questo, diciamo, quello che avvenga, cioè noi auspichiamo che ci sia poi un confronto sempre diretto tra imprese, università, centri di ricerca. Cioè, l'obiettivo deve essere quello, non di fare l'assalto alla dirigenza e quindi prendere quello che c'è da prendere e scappare, ma dobbiamo costruire qualcosa, occupazione per le imprese, per i cittadini, fare in modo che questa diventi veramente un'opportunità di crescita e soprattutto di collaborazioni continue tra imprese, università, centri di ricerca. Insomma, questa è la nostra speranza e siamo sicuri che, insomma, avverrà questo. Grazie. Grazie. Allora la parola al professor Truppiano. Mi sentite adesso? Prego, professore. Grazie. Innanzitutto un saluto a tutti, un ringraziamento all'assessore Rosa, al presidente Bardi per questa ulteriore opportunità di confronto con tutti gli amici della comunità lucana. Nella riunione precedente, nella plenaria del 20 di maggio, ho avuto già modo di offrire la più ampia disponibilità da parte della Federico II a sostenere la Regione Basilicata in questa sfida. Non posso che confermarla, entrando però adesso nel merito della proposta che ci viene fatta dalla Presidenza della Regione e dall'Assessorato all'Ambiente e Energia. Proposta che dico condivido in tutti i suoi aspetti, ma ritengo opportuno anche alla luce del dibattito necessario battere su alcuni aspetti strategici di questa proposta. Innanzitutto, in premessa, ringrazio il collega Dionibas quando ha espresso la piena disponibilità di collaborare con la Federico II. Questa disponibilità è reciproca. Già abbiamo collaudato in Regione Basilicata modelli virtuosi di collaborazione in ambito regione con Unibas, quindi faremo tesoro di quella esperienza positiva per offrire ulteriori servizi in termini di ricerca, analisi, offerta complessiva per quanto riguarda modelli di sviluppo alla Regione Basilicata assieme ai colleghi di Unibas. Il modello che ci viene offerto oggi è un modello che, se mi consentite, lo dico io da Federiciano, consente alla Regione Basilicata di volare alto e molto perché affronta le problematiche sotto tutte le angolature, ne coglie tutte le interconnessioni,
ne coglie anche i grandi elementi di trasformazione, e sappiamo tutti che la trasformazione è di per sé qualitativa e quindi in grado di aggiungere qualità allo sviluppo che deciderà la comunità regionale lucana. La proposta che ci viene dal presidente Barri e dall'assessore Rosa è convincente sotto anche altri aspetti. È una proposta che permetterà alla regione Basilicata di presentare una proposta competitiva, mi auguro da cittadino del Mezzogiorno, vincente rispetto all'assegnazione dei centri di alta tecnologia, ma che consente anche alla regione Basilicata di sperimentare un modello di codecisione, anche costruendo comunità energetiche, anche attraverso lo strumento delle assemblee fra pari, innestando a processi partecipativi scelte strategiche che riguardano il futuro dei giovani, delle donne, dei soggetti attivi in questa regione e anche dei soggetti svantaggiati, che da una proposta come questa possono trarre benefici non solo limitati all'erogazione del finanziamento, ma anche oltre. La proposta che ci viene dal presidente Bardi e dall'assessore Rosa è una proposta complessiva, lo ripeto, a fortissima valenza strategica, tale da consentire alla comunità regionale guidata dall'amministrazione regionale di percorrere un tratto di strada guardando non solo al centro di alta tecnologia, ma anche a mettere in piedi un meccanismo di sviluppo dal basso, autopropulsivo, che riesca a valorizzare tutti i tesori, a cogliere tutte le opportunità di sviluppo di questa che io, che mi occupo da 47 anni di carriera in Federico II di sviluppo locale, ritengo essere una grande regione all'interno della più vassa regione euromediterranea del sud d'Europa. La Basilicata, cogliendo questa opportunità, lavorando con la metodologia che ci viene proposta oggi, ha la possibilità di innestare un processo virtuoso di sviluppo, dando quelle risposte che venivano invocate da qualcuno, ma che hanno già contenuti precisi da parte della Presidenza della Regione e dell'Assessorato all'Ambiente e all'Energia. Totale disponibilità, caro Assessore, caro Ingegnere, caro Direttore Generale, totale disponibilità ad essere con voi in questo sviluppo, trattandosi delle sorti di un grande popolo del Mezzogiorno, come quello lucano. Vi ringrazio e scusate la lunghezza. Grazie, professore. Architetto Sandarsiero, Egrib. Buongiorno a tutti. Pronto? Sì, ti sentiamo. Sì, perfetto. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento prioritario alle istituzioni della Regione Basilicata, in particolare al presidente Vito Bardi e all'assessore all'ambiente Gianni Rosa, che come abbiamo visto stanno svolgendo un ruolo fondamentale per la riorganizzazione del nostro sistema ambiente regionale. E lo dimostra la visione in questa fase delicata di ripartenza della nostra regione, anche del nostro paese, del nostro paese Italia, con questo progetto di costituzione di un hub energetico lucano. E ringrazio tutti i presenti per essere in videoconferenza. L'EGRIB, l'ente dei rifiuti e delle risorse idriche della Basilicata, ha inteso ed intende fornire il proprio contributo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dalla nostra regione. E con riferimento ai settori di competenza dell'EGRIB che riguardano la pianificazione, la programmazione e il controllo della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Assessore, ritengo importante in questo contesto fornire dal punto di vista sistemico la coerenza complessiva del funzionamento dei settori regolati con l'ausilio di progetti innovativi
per sperimentare che cosa? I nuovi sistemi di controllo delle reti, ad esempio, e di sistemi per gli impianti, nuovi sistemi per gli impianti dei rifiuti. Il piano, come abbiamo visto, è un piano trasversale, condividiamo il modello organizzativo. Questo oggi proposto mi sembra semplice e soprattutto mi sembra un sistema molto flessibile e ritengo che sia il vero volano di un confronto continuo tra le istituzioni, il mondo scientifico ed il mondo imprenditoriale. Cioè abbiamo messo insieme tutti quelli che è il core business, diciamo, il motore di questa regione. E di quattro tavoli individuati ritengo che riguardano specificamente i nostri settori e daremo la disponibilità per essere presenti all'interno di ogni settore. Tutti gli interventi devono avere un filo conduttore, che è quello dell'efficientamento dei nostri servizi, al fine di ridurre al massimo l'impatto ambientale all'interno del nostro bellissimo territorio. Attivare quindi l'economia circolare, con particolare riguardo, assessore, come lei ha detto e come ha detto il Presidente, al risparmio energetico attraverso l'uso di queste nuove tecnologie. È fondamentale oggi più che mai la riduzione dei costi energetici e a titolo di esempio evidenzio ancora una volta che i costi energetici dovuti al sollevamento della risorsa idrica all'interno del territorio lucano, che come sappiamo è di circa 10.000 chilometri quadrati, al nostro gestore questa bolletta pesa circa 20 milioni di euro all'anno e l'autoproduzione energetica è un tema per noi fondamentale, come è fondamentale il sistema informativo delle reti per avere il bilancio idrico, per sapere, per conoscere in tempo reale dove ci sono le perdite, come avere oggi contatori intelligenti per evitare che le persone possano entrare a casa dei cittadini lucani e soprattutto conoscere con sicurezza quant'è la risorsa idrica che è stata consumata. Assessore, noi tutti abbiamo un grande debito con i giovani della nostra regione. Abbiamo necessità di coordinarci, io ritengo, anche con gli enti locali che potranno successivamente attuare questi interventi, perché la parte dell'attuazione ritengo sia una parte fondamentale di questo grande progetto che lei sta implementando all'interno di questa nostra regione. E voglio solamente concludere che se guardiamo intorno a noi, guardiamo oltre i limiti di ogni apparenza superficiale, vediamo oggi intorno a noi quelli che sono le materie sociali di questa difficile guerra al Covid. Abbiamo necessità di ricostruire. Questa ricostruzione si può attuare, come lei diceva, attraverso questo programma che raccoglie le attese di chi ha sofferto gli effetti devastanti di questa pandemia, le aspirazioni di tutte le famiglie lucane e le giuste rivendicazioni di chi il lavoro non ce l'ha più, le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per farci continuare. Assessore, è un piano di progetti dove dentro ci sono le vite dei lucani e noi siamo con lei per l'attuazione. Grazie. Grazie Canio per le belle parole. Passiamo la parola a Giorda. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, grazie. Ciao a tutti, sono Gianmarco Giorda, sono il direttore generale di Anfia, che è l'associazione che rappresenta a livello nazionale tutto il settore dell'auto e ovviamente oggi rappresento anche Stellantis. Grazie dell'invito, per noi è un dovere ma soprattutto un piacere intervenire su progetti regionali e locali che hanno un impatto sul settore dell'auto. Per noi la regione Basilicata è una regione strategica perché oltre ad esserci un impianto importante di produzione di veicoli abbiamo anche un ecosistema di aziende della componentistica molto ben strutturato che stanno, come dire, investendo anche molto traguardando quelli che sono gli obiettivi anche che il settore automotive ha nei prossimi anni. Il settore automotive, lo sapete, sta attraversando una transizione direi epocale, abbiamo tante sfide di fronte a noi e sicuramente i temi che avete sottolineato all'inizio, che avete inserito nei gruppi di lavoro che avete appunto rappresentato poco fa, sono per noi strategici. Molti di questi, tra l'altro, dall'idrogeno ai fondi per le gigafactory, ai biocombustibili, all'infrastruttura per la mobilità sostenibile, sono tutti temi su cui noi abbiamo fatto delle proposte molto molto ben strutturate, specifiche all'interno del PNRR, per cui sono temi a noi molto vicini e che ci interessa chiaramente anche presidiare a livello locale. Per cui vi do la massima disponibilità nostra, sia come struttura Anfia, ma anche con le aziende che afferiscono
alla nostra associazione per partecipare attivamente ai tavoli, ovviamente, che sono più vicini ai temi della mobilità, quelli che appunto seguiamo come associazione. Tra l'altro, molti di questi temi, come sapete, sono anche trattati all'interno del tavolo automotive che il ministro Giorgetti ha convocato qualche settimana fa. Noi siamo parte ovviamente importante di questo tavolo, abbiamo fatto una serie di proposte anche al Ministero, e alcune proposte riguardano tutta una serie di strumenti di politica industriale per gestire in maniera proattiva la transizione appunto delle nostre aziende verso l'elettrificazione, non solo, e alcuni di questi temi potrebbero, come dire, anche essere interessanti da sviluppare a livello locale e poi portarli anche a livello nazionale all'interno di questi sottotavoli che il ministro Giorgetti ha intenzione di convocare nei prossimi giorni. Noi abbiamo fatto una proposta per fare 3 tavoli di lavoro a livello nazionale: un tavolo sugli incentivi, un tavolo sulla politica industriale, dove rientrerebbero secondo me molti di questi temi, e un tavolo sulle infrastrutture, e in parte anche rientrano i temi che abbiamo detto prima. Per cui c'è un collante anche interessante tra quello che succede a livello locale e quello che potrebbe essere attivato a livello nazionale. Concludo appunto ribadendovi la nostra disponibilità, poi riceveremo, immagino, le slide, faremo una valutazione interna anche con le nostre aziende per garantire un presidio che sia appunto strategico, efficiente anche lato automotive su quelli che sono i temi di interesse per la nostra filiera. Grazie mille. Grazie, dottor Giorda. Dell'acqua. Sì, buongiorno assessore, buongiorno a tutti. Giorda. Sì, intanto la ringrazio e ringrazio lei e il Dipartimento per aver declinato in maniera più puntuale la proposta che già aveva fatto la volta scorsa in occasione della prima plenaria, in merito alla quale avevamo già espresso tutta la nostra adesione e il nostro sostegno. Sicuramente siamo coinvolti nella partecipazione al tavolo sull'economia circolare, e non faremo mancare anche noi, dopo un approfondimento interno, anche l'eventuale contributo per... No, non si sente, chiedo tu, forse... Ora si sente. No. Nuovamente, c'è un problema di linea. Azioni particolari su alcuni... Si sente a tratti. Pronto? Pronto? Sì, ora sì. Pronto? 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 No, si sente a tratti, vai e viene la voce. Sentiamo a tratti, continua a esserci. Pronto? La voce non è... Sì, ora sì, sì, sento pronto. Niente, diciamo, confermo la risoluzione. L'avviso finale, allora. Scrivo in messaggio. Ora sì, ora perfetto. Sì, sì, ora la sentiamo. Pronto? Pronto. Ora la linea va e viene, mi pare. L'avevo già concluso, voglio dire. Ah, perfetto, va bene, grazie. Cizia, cercheremo di dare... Va bene, comunque vanno avanti. Va bene, grazie, ho capito. Disponibilità o saluto. Grazie. Perfetto, grazie. Cinzia Pasquale, grazie. CFA. Grazie, assessore, buongiorno. Io farò un intervento molto breve per innanzitutto ringraziarlo. Sento un rimbombo, non so se mi sentite bene, perché io ho un rimbombo dell'audio. Comunque, spero di sì, sarò brevissima. Volevo innanzitutto ringraziarla per questo invito che insomma ci vede evidentemente partecipi, mi pare, come organismo professionale, unico organismo professionale non appartenente alle reti tecniche, perché come sa la Camera Forense Ambientale è un organismo
costituito da giuristi esperti in diritto ambientale. Per quello che evidentemente possiamo e per quelle che sono le nostre competenze, diamo la massima disponibilità alla partecipazione a tutti i tavoli. Non ripeto quello che è stato già detto, ma condivido pienamente le osservazioni che sono state fatte dalla dottoressa Pappalardo, dal professor Angelo Masi, dal dottor Guidotti e anche dal dottor Trupiano, che quindi non appunto ripropongo. Faccio solamente alcune piccolissime riflessioni che vogliono essere di supporto a questo modello organizzativo che ovviamente attendiamo anche per dare eventuali suggerimenti. I modelli organizzativi sono efficaci se c'è una governance chiara, se cioè è chiaro chi fa cosa con quali obiettivi. E questo perché lo dico. No, Cinzia, non ti sentiamo. Sotto PNRR, quello che stiamo facendo non è solo partecipare a bandi. Senti, adesso mi sentite? C'è un problema di linea, evidentemente. Sì, è linea, è la linea. Ok, no, dicevo. L'esigenza di una governance chiara è necessaria per quanto mi riguarda per sotto tre profili, e cioè PNRR è quello che partecipiamo a bandi e ricerchiamo risorse perché abbiamo un orizzonte di riferimento, un orizzonte politico di riferimento che è non partitico ma evidente appartiene al futuro di tutta la Basilicata e che credo giustamente debba essere condiviso in maniera trasversale così come si sta facendo con l'intera collettività, con l'intera comunità di saperi. Però questo deve essere chiaro, altrimenti ognuno lavora, diciamo, su delle traiettorie e su dei monologhi che sono propri. Anche gli enti di ricerca, le università vanno dritti per la propria strada. Ma quali sono gli obiettivi della Regione Basilicata? E quindi vengo alla seconda riflessione che faceva sia la dottoressa Pappalardo che il professor Angelo Masi, che ritengo essere fondamentale. Ed un coordinamento europeo, cioè io individuerei, non so con quale modalità, però questo ponte. Del resto, e lo dico anche per quanto riguarda l'aspetto giuridico ambientale, ma che non può essere avulso da quello che stiamo dicendo, la governance è una governance multilivello. Non possiamo parlare di energia se non teniamo conto del terzo pacchetto dell'energia dell'Unione Europea, non possiamo parlare di energia se non teniamo conto del ruolo delle authorities, quindi non si lavora in maniera singola. Questo è un elemento che credo debba essere oggetto di un'attenzione profonda. Il terzo elemento è il coinvolgimento della comunità. I processi partecipativi sono processi veri, reali, virtuosi, se coinvolgono il territorio, coinvolgono la comunità. Questo è un anello che credo vada aggiunto. E diciamo, sotto questo profilo, il ruolo che può essere, il ruolo comunque, diciamo, l'utilità dell'organismo che presiedo, può essere quello di fornire o aiutare o sostenere in modelli che appunto aiutano questa partecipazione. Lo diceva il professore della Federico II, un pochissimo questo, ma i modelli partecipativi, e questo sia, credo che insomma sia chiaramente condivisibile perché non solo in Italia ma soprattutto in altri paesi europei sono ampiamente diffusi, devo dire pochissimo in Italia, adesso se li hanno le prime dimostrazioni proprio a seguito del PNRR, sono modelli partecipativi sì istituzionali ma non sempre attestati alla politica, cioè molte volte non attestati alla politica perché poi la partecipazione ha diciamo un senso ed un valore se è guidata in maniera tecnica, in maniera terza, e quindi questi processi possono costituirsi. Grazie, quindi grazie, attendo grazie. Questo modello organizzativo. Va bene Cinzia, no, volevo solo però evidenziare la questione delle comunità. A parte che nel cronoprogramma ci vi è una fase di concertazione, però in questa plenaria lo vedo anche presente a video, lo vedo a video perché mi appare sullo schermo. Sono presenti i rappresentanti delle comunità lucane, sia in termini di comuni, vedo
il rappresentante dell'ANCI, lo sto vedendo a video, come sono stati invitati a partecipare i presidenti delle due province di Potenza e Matera. Quindi è chiaro che non abbiamo escluso il territorio tramite i rappresentanti, evidentemente li stiamo coinvolgendo tramite i rappresentanti istituzionali. Bene, ora la Zazzera. Presidente Cluster Lucano Bioeconomia. La Zazzera, avete mandato, ecco, abbiamo mandato il messaggio, la Zazzera, se puoi accettare il messaggio, no, vediamo se intanto ci sono problemi, passeremo a Perrone del Consorzio Industriale della provincia di Matera, intanto che la Zazzera si sistemi le questioni tecniche. Anche a Perrone abbiamo mandato il messaggio, se può accettare. Mi sentite? Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, buongiorno all'Assessore, al Dipartimento. Allora, io ritengo, insomma, sono già state evidenziate, diciamo, tutte le i fatti positivi che di fatto, diciamo, in qualche maniera questa iniziativa ha prodotto. Assessore, come lei ha ribadito e io convengo con lei, in questa è un'occasione che ovviamente non può essere disattesa, quindi non possiamo procedere così e disperdere questa opportunità. L'idea di coinvolgere le migliori menti presenti sul territorio rappresenta sicuramente un fatto di assoluta rilevanza, quindi il coinvolgimento di istituzioni, università e soprattutto di centri di ricerca in qualche maniera non potrà che portare dei benefici. Ovviamente confermo a nome del consorzio la totale disponibilità alla partecipazione dei vari tavoli, anche per dare un contributo, il contributo dell'ente, che di fatto rappresenta il front-end degli imprenditori che sono presenti sul territorio, e quindi insomma anche per portare le istanze, diciamo quelle diciamo che ovviamente sono veramente sentite dagli imprenditori, poi tra l'altro nel settore dell'ambiente, dell'energia e della transizione ecologica, che sono di assoluto interesse. Noi l'abbiamo verificato, tra l'altro stiamo già lavorando per esempio con alcuni enti su questo e soprattutto con alcune società proprio per su questa materia, quindi l'interesse c'è, quindi attraverso il consorzio ritengo che si possano portare queste, diciamo, queste esperienze, queste istanze che vengono dalle aree industriali. Pertanto, assessore, molto brevemente, ci consideri a sua disposizione ovviamente per il prosieguo, perché le sorti della Basilicata stanno a cuore anche a noi. Grazie. Mi pare che la prenotazione, se la Zazzera, non so se è in linea, se no passiamo a Zaccagnino della CNA. A seguire Prisco. Siamo. Mi sentite? Sì, sì, prego. Mi sentite? Sì, sì. Sono la Zazzera. Ah, la Zazzera, Domenico, ciao, buongiorno. Ciao. Ora ti buongiorno vedo anche. Buongiorno a tutti, buongiorno Assessore. Ovviamente il mio intervento è teso a dichiarare la piena disponibilità del cluster Lucano di Bioeconomia che rappresento, ma anche del cluster Energia, il cui presidente Luigi Marsico non può partecipare per gli impegni presi e tra l'altro si trova in una zona dove non riesce ad avere un buon collegamento per poter interloquire. Una breve constatazione, la prima è che ci fa piacere che la Regione abbia adottato in un certo qual modo il modello cluster per avviare questo tipo di importante momento decisionale, cioè mettere insieme le imprese con il mondo della ricerca e la governance politica e istituzionale per cercare di intercettare e coinvolgere la più grande platea possibile rispetto a queste tematiche che ovviamente devono avere
e questa è una scommessa che ci vede tutti quanti protagonisti, il massimo delle ricadute possibili sul territorio regionale. Noi, partendo ovviamente dalle grandi potenzialità che sono state precedentemente espresse, ma anche confrontandole poi con le purtroppo problematiche e criticità che la rete infrastrutturale e soprattutto energetica della nostra regione ha. Per cui immaginare dei modelli di sviluppo che vadano oltre e che riescano a coinvolgere la maggior parte del territorio possibile, la maggior parte delle imprese possibili, ma confrontarsi anche con, come dicevo prima, i problemi della rete infrastrutturale. Sono problemi che chi ha avuto modo di cimentarsi ancora prima nell'attivazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ha constatato che, ad esempio, la rete elettrica della nostra regione è una rete elettrica assolutamente insufficiente, a maggior ragione se si considera poi che, come qualcuno prima vi evidenziava, addirittura Enel faceva notare che a livello nazionale ci sarebbero dei tempi di connessione estremamente lunghi ed quindi improponibili rispetto ai tempi che ci dobbiamo dare. La proposta nostra è quella, ovviamente, di partecipare in maniera attiva ai tavoli di concertazione che la Regione intende istituire per portare avanti, ma di lanciare ovviamente anche in questa sede alcune proposte in temi di economia circolare, di bioeconomia e quindi di produzione di biometano, partendo dai sottoprodotti agroindustriali, ma anche, perché no, fare della Basilicata in Basilicata una valle dell'idrogeno e dell'idrogeno verde. L'idrogeno verde, come è noto, è stato inserito da poco nel piano nazionale nel PNRR e potrebbe rappresentare quel salto in avanti per poter appunto coinvolgere una platea importante di produttori, quali potrebbero essere appunto quelli del mondo agricolo, che attraverso la produzione e la coltivazione di colture dedicate potrebbero vedersi coinvolti in maniera più o meno diretta o indiretta in questi processi di innovazione e in questi processi appunto economici importanti di rinascita anche della nostra regione. Quindi la piena disponibilità a collaborare, a partecipare, a essere insieme protagonisti per uno sviluppo nuovo, bioeconomico e biocompatibile per la nostra regione, per i nostri figli. Grazie Assessore, grazie. Okay, grazie Domenico. Avevamo detto Zaccagnino, CNA o Prisco? Io ci sono, eh? Zaccagnino? Sì, sì. Prego. Grazie Assessore. Veramente, devo dire la verità, io provo a fare un ragionamento più di pancia rispetto a quello che sono, magari quello che potrebbe essere anche il mio contributo dal punto di vista tecnico ai successivi tavoli, insomma, che ci stai dando la possibilità. Io mi rendo conto soltanto di una cosa rispetto a tutte le esperienze che ho vissuto nel passato, nell'evoluzione che c'è stata, e come impresa, come artigiano, insomma, ho sempre immaginato che la regione ci possa mettere perlomeno, rendere competenti rispetto a una parte dell'Italia che pare che va a 300 km orari rispetto a come andiamo noi, insomma, è quello che ricevo anche i messaggi delle imprese che frequentano la nostra associazione, quindi ci si aspetta sempre qualcosina in più. Quello che è noto rispetto al passato sicuramente è un notevole, diciamo, cambio di rotta che c'è stato, e anche la tenacia dell'assessore in tutti i modi a voler coinvolgere le professionalità locali, e mi collego all'intervento del responsabile del consorzio industriale di Matera. Rispetto invece, insomma, sembra un po', man mano sono venuto fuori tutti quei temi che volevo prendere, e mi collego anche al discorso di Canio quando parla dei giovani, Canio Santassio, direttore dell'Egid. Insomma, veramente è una grande opportunità che siano giovani operai, che siano giovani imprese e giovani professionisti, questa veramente è una grande opportunità da sfruttare. Rispetto al passato, l'esempio che io faccio, che continuo a fare anche dov'è che si è sbagliato, è che insomma si è puntato a delle persone, no? dei grandi esperti che venivano da fuori regione, ma che per girare la nostra regione, conoscere la nostra regione, dovevano essere accompagnati. E il risultato si è visto, insomma, quella è stata proprio una grandissima scelta sbagliata, 4 anni buttati, proprio persi.
speriamo che riusciremo a recuperare. Il tempo, sappiamo benissimo che il tempo non basta mai per fare le cose, ma prima si inizia, prima arriveremo, insomma, a raggiungere gli obiettivi. Sicuramente noi proveremo a essere presenti, diciamo così, diciamo, non mi viene il termine, ma con umiltà, diciamo, cerchiamo di essere presenti un pochettino su tutti i tavoli per quello che sono le nostre possibilità, ma per donare il nostro contributo, perché veramente dobbiamo pensare e parlare con questa parola, donare il nostro contributo, perché abbiamo veramente una grande responsabilità. Non me ne voglia l'assessore, Bardi, non lo so se mi sente, ma io voglio lanciare veramente, diciamo, un monito, no? E lo dico col cuore in mano, e dico: non create false aspettative, perché non ce lo meritiamo più, solo questo voglio dire. È un bocca al lupo veramente a tutte le persone che vogliono partecipare, che vogliono portare avanti questo progetto. Grazie assessore. Grazie Zaccagnino. Prisco, Luigi Prisco, Feder Manager Basilicata. Ok, grazie. Prego. Assessore, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Io, ecco, intervengo per Feder Manager, che è l'organizzazione dei dirigenti in Basilicata, faccio parte anche del Consiglio Nazionale del... Ecco, volevo ribadire, come detto nella precedente plenaria, la nostra disponibilità. Abbiamo dentro delle professionalità importanti che fanno delle competenze il centro dell'attività. E quindi sono stati fatti molti interventi hanno messo in luce la necessità che tutti i player giochino un ruolo. Questa è un'occasione irripetibile, quindi... Va bene l'università, va bene le istituzioni, va bene anche l'organizzazione dei manager, vanno bene le aziende. Ecco, e un suggerimento è di utilizzare al meglio i player importanti che abbiamo. Ho sentito l'intervento del collega dell'ENI e sicuramente l'ENI può dare una grossa mano, che questa, come dicevo, è un'occasione irripetibile che non bisogna farsi sfuggire. Ecco, noi portiamo come Feder Manager anche le best practice, le esperienze che vengono dal network nazionale, dove partecipiamo ai vari tavoli per la ripartenza. Ecco, ribadisco la nostra disponibilità. Nel momento in cui ci manderete le slide, valuteremo, insomma, quali professionalità possiamo mettere a disposizione. Grazie. Grazie. Dottor Pelliccia della Scelta. Inviata da dottor Pelliccia, può accettare l'email? No, non ti sentiamo. Non è accettato ancora l'invito. Adesso mi sentite? Perfetto, ora sì. Bene, scusate. Caro Assessore, grazie di nuovo per questo invito a questa seconda plenaria. Io sono Alberto Pelliccia di Shell. Fa molto piacere vedere che questa lodevole iniziativa sta prendendo piede e, diciamo, anche forma e sostanza, direi, vedendo quello che ci avete presentato. Gli argomenti tematici che sostanzialmente sono proposti senz'altro sono temi che per Shell sono prioritari e sono parte della strategia del gruppo, quindi senz'altro li riconosciamo e possiamo attivarci per contribuire nei tavoli tematici che avete proposto. È chiaro che diciamo, ci aspettiamo di vedere magari appunto alcune indicazioni più operative, di ricevere la presentazione che ci avete dato. Faremo dei nostri check interni per verificare l'expertise che abbiamo. Noto in particolare la parte idrogeno e la parte rinnovabili, che chiaramente sono senz'altro di interesse e, come dire, argomento per cui è piuttosto facile per noi contribuire.
direi che non appena riceveremo il materiale che ci avete presentato e previo questo check interno che faremo, risponderemo senz'altro in linea di principio. Questa attività, questa proposta è, come dicevo all'inizio, senz'altro lodevole e Shell è senz'altro contenta di poter partecipare e contribuire. Grazie Assessore, buon lavoro a tutti. Grazie Alberto. Sindaco Bernardo, ANCI, rappresentante dell'ANCI Basilicata. Sindaco, devi accettare l'invito. Sindaco, dovrebbe esserti arrivato un messaggino per l'audio. È arrivato adesso, grazie. Ah, perfetto, sì, prego. Ok, ma semplicemente per ringraziare poi i chiamati in causa come coinvolgimento, lei correttamente ha detto, e la ringrazio nuovamente, siamo stati coinvolti già dal primo incontro come ANCI, io mi faccio portatore chiaramente di quello che negli incontri viene detto. Rendiamo merito, peraltro è l'unico tavolo attualmente in piedi e come sapete l'ANCI nazionale non è neanche nella cabina di regia nazionale e lo ha chiesto di fare, tra l'altro secondo me errando chiede anche che per alcune tematiche vengano scavalcate le regioni. Ritengo invece che per la missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica chiaramente ben venga questa guida da parte dell'assessorato regionale, della presidenza, del dipartimento in materie che sono molto importanti. I comuni chiaramente hanno voglia e interesse ad essere coinvolti soprattutto in quelle tematiche che sono più propriamente dei territori, che ci sono poi quelle generali che chiaramente competeranno al governo nazionale o alle regioni o ai tavoli congiunti, e quindi faremo sicuramente la nostra parte con il dottor Sandassiero per le risorse idriche e con voi direttamente di regione, soprattutto per i rifiuti, che sono poi i due ambiti dove siamo maggiormente interessati, che tante cose possono migliorare e cambiare. Del resto anche le tematiche delle ultime assemblee EGRIB, diciamo, sul tema ci riportano alla necessarietà di avere un uso efficiente delle risorse. Quindi nostra piena disponibilità e ringraziamento per tenerci in considerazione a questi tavoli. Grazie Sindaco. Io non vedo più nessuna prenotazione, non vorrei che mi sia sfuggita qualcuna, però non vedo nessuna prenotazione per gli interventi. Quindi se non ci sono altri interventi, io lascerei le conclusioni al direttore generale, ingegner Galand, perché ora, diciamo, io la parte politica l'ho fatta, ora come si dice, torni. La parte lavorativa, ora l'attuazione. Ma non mangi. Vedo nel Zaccagnino di spegni il microfono. Spegnete il microfono di Zaccagnino, per favore. La parte politica, poi vedo che la direzione generale è nella cabina di regia, quindi diciamo assume parte attiva, quindi prego direttore generale, ingegnere, prego. Saluto tutti e credo che il prossimo passo operativo sia quello di trasmettervi le slide che abbiamo preparato, però anche tenendo conto delle osservazioni che sono sorte oggi, magari con qualche appunto in più proprio per tener conto delle osservazioni venute da questo incontro. Questo è il prossimo passo in cui chiederemo pure di in qualche modo quale volontà partecipativa ci sono tra tutti i partecipanti, e poi cercheremo di mettere insieme le prime riunioni per i tavoli. Credo che questo sia il modello da fare a breve e che su cui chiederemo un impegno diretto. Bene, grazie ingegnere. Bene, io ringrazio tutti voi a nome mio e a nome del Presidente Bardi per la disponibilità. Mi pare che la parola, così come ho detto prima, la parola unità sia la parola, il collante di questa riunione e di questa attività che vogliamo mettere in piedi. Grazie a tutti e a brevissimo riceverete tutti i documenti e quindi cominceremo ad essere realmente operativi. Grazie per la disponibilità. Arrivederci. Arrivederci.